Benvenuti a questa deliziosa videoricetta della Saprazzera del Sulcis, il pane ripieno di pomodoro insaporito con basilico, olio d'oliva e aglio. Segui le istruzioni passo dopo passo per creare un pane unico nel suo genere. Nella ciotola della planetaria mettete 260 g di semola e 50 g di farina. In un bicchiere sciogliere 1 g di lievito di birra in 170 ml di acqua tiepida. Azionare la planetaria per mischiare le farine. Aggiungere 2 cucchiai di strutto e 5 g di sale. Aggiungere a filo l'acqua con il lievito. Lavorare l'impasto per almeno 10 minuti, fino a quando non avrà raggiunto una consistenza omogenea ed elastica. Ungete una terrina dai bordi alti con poco olio d'oliva. Trasferite l'impasto nella terrina e lasciate lievitare coprendo il tutto con una pellicola trasparente per almeno 2 ore. Nel frattempo prepariamo la farcitura. Tagliamo a pezzetti come da video 650 g di pomodori rossi ben maturi. Trasferiamoli in una ciotola. Dopo aver impastato e fatto lievitare la nostra pasta, prenderemo i pomodori tagliati a pezzetti e li condiremo con basilico, aglio e olio d'oliva. Un mix di sapori mediterranei che renderanno il ripieno ancora più gustoso. Teniamo ora da parte i pomodori. Riprendiamo il nostro impasto e con l'aiuto di un tarocco ricaviamo 3 pezzi di pasta. Da ogni pezzo ottenuto ricaviamo una pallina. Copriamo le 3 palline ottenute con un canovaccio e lasciamo lievitare per 90 minuti. Dopo la seconda lievitazione riprendiamo le nostre palline e con l'aiuto di un mattarello stendiamo ognuna fino a raggiungere uno spessore di 2 o 3 mm. Al centro di ognuna mettiamo i pomodori precedentemente tagliati e saporiti, avendo cura di eliminare l'aglio. Richiudiamo i lembi della pasta verso il centro come mostrato nel video, in modo da lasciare un foro al centro, che servirà per far uscire il vapore durante la cottura.
Sistemiamole in una teglia da forno precedentemente rivestita con carta da forno. Infine, cuoceremo il pane nel forno per 25 minuti a 230 gradi, fino a quando avrà raggiunto una doratura perfetta. Preparati a gustare un pane fragrante e saporito, perfetto per accompagnare i tuoi pasti o da gustare da solo. Segui la videoricetta e lasciati tentare da questa prelibatezza culinaria. Valeria vi ringrazia per la visione e arrivederci alla prossima videoricetta.